DJEP 2018, siamo allo stand Caffè Izzo e dopo un anno ci ritroviamo con Angelo Mazzilli, il direttore di stabilimento, il manager delle operazioni, di tutte le operazioni interne di Caffè Izzo. Buongiorno Angelo e bentornato dinanzi alle nostre telecamere che questa volta sono qui per l'Horeca e quindi siamo ufficialmente nelle vesti di HorecaTV.it. Buongiorno a tutti gli amici di Horeca TV, anche quest'anno siamo presenti al SIGEP 2018 e anche quest'anno abbiamo portato parecchie novità con il nostro mondo delle macchine. Negli ultimi 12 mesi abbiamo consolidato la nostra posizione in Italia, siamo entrati in diverse regioni del nord Italia, stiamo conquistando diverse nazioni, stiamo consolidando in Germania, Inghilterra, Corea, Cina, Nord America, tutto con questo grazie alle nostre miscele e soprattutto anche grazie alle nostre macchine professionali, ricordiamo le macchine domestiche a un braccio, le nostre macchine 2, 3, 4 fino alla 5 gruppi. Che è una macchina direi unica al mondo. Al momento sì, hai ragione, è una macchina che comunque sta spopolando soprattutto nei migliori bar, ce la chiedono in molti e siamo felici effettivamente perché è una nostra produzione. Oltre a realizzare una serie di miscele dedicate ai bar, alla ristorazione, ai bistrò, alle gelaterie, alle pasticcerie, realizzate in casa anche le macchine. Lo scorso anno, nella scorsa intervista, ti ho chiesto ma come mai le producete e tu mi hai giustamente risposto perché desideriamo andare a far estrarre il nostro prodotto con i giusti parametri. Siete soddisfatti di questa scelta? Siamo molto soddisfatti e siamo contentissimi perché ci sono molti clienti che vogliono realizzare il caffè a casa come se fosse un caffè al bar e con le nostre macchine ci riescono perfettamente. Nel frattempo, nel corso degli ultimi mesi, avete iniziato, o meglio, completato un processo di preparazione per la vostra presenza anche a Venditalia 2018. Hai ragione, hai svelato un segreto, saremo per la prima volta presenti al Venditalia 2018 con il nostro settore di cialde, capsule di vario tipo, le Nespresso compatibili. Sono qui alle nostre spalle. Le Nespresso compatibili. Sempre nelle tre nostre miscele, Grande Espresso, Premium e Deck, le A Modo Mio. Queste sono le A Modo Mio e poi ancora... La FAP. Il filtro a perdere. Sì. Il famoso filtro inventato da Edoardo detto Dino Macchi. Con le quali ci presenteremo quest'anno appunto al Venditalia. Siamo molto contenti perché siamo riusciti a riportare le nostre miscele anche nel mondo del vending. Bene, e allora saluta gli amici di Horeca TV e diciamo intanto qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere se vogliono entrare in contatto con qualcuno del vostro segmento commerciale. Certo, il nostro sito internet è www.gruppoizzo.it. Potete scrivere direttamente a info@gruppoizzo.it. Ringrazio tutti gli amici di Horeca TV. E io nel frattempo, un po' striminzito con gli spazi, vi saluto e vi do appuntamento a tra pochissimo perché abbiamo ancora tantissime novità da presentarvi attraverso microfono e telecamera qui al SIGEP 2018. Non andate via. Grazie.